Bentornati, nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Noi ci affezioniamo alle zone, vero? Perché siamo tornati in zona San Polo. No, è che siamo anche in un momento di crisi, quindi bisogna risparmiare. E allora bisogna fare una volta una zona, una volta un'altra, in modo tale un che po' di benzina, anche di benzina. Ragione. Perché la macchina che ti passano da parte dell'Arezzo TV è. Stai sentendo che dice? Costa. Costa. Okay. E quindi di conseguenza bisogna risparmiare, giusto? Certo. Bisogna ottimizzare. Ci credo. Quindi facciamo, quando veniamo, facciamo una zona ben definita, poi faremo un'altra zona e così via. Oggi risiamo a San Polo un'altra volta perché siamo qui nel Parco della Rimembranza, quello molto bello. 48, sì. Cosa sono questi qui? Non lo so. Sono 48 melograni da fiore piantati per uno per ogni vittima della strage, dell'eccidio di San Polo. Ecco, visto. Questo l'ha fatta cura la parrocchia. Don Natale effettivamente ha avuto una bella idea e bisogna ringraziarlo sia per questo anche però per aver donato il posto per poter mettere il monumento dopo tanti anni che ci riuscimmo a fare quest'opera. Bene. Ma è questo il motivo per cui siamo? No, non è questo. Il motivo è questo. Io l'altra sera, anzi tempo fa, vidi l'Arezzo, la Scala del Castello, no? Sì. Scala del Castello che ha portato in città, penso per diversi giorni, per due o tre giorni, un sacco di gente. Sì. Quindi ho portato reddito, ho occupato gli alberghi, pranzi e così via. E vidi la polemica fatta dal presidente, che era veramente incavolato, per non dire peggio, Fabio Sinatti, che non c'era nessuno dell'amministrazione comunale, non c'era nessuna rappresentanza, che sembrava che l'amministrazione non interessasse a nessuno e quindi minacciava di non farla più e di portare anche queste altre manifestazioni che c'ha in luoghi diversi da Arezzo, oppure di annullare addirittura la manifestazione. Poi perché questo? Perché l'altra sera per caso sono andato su Rai Sport e ho visto che c'era un servizio sulla città di Arezzo. Sì. Ma, e poi c'è stato un bellissimo servizio sulla Scala del Castello. È stata ripresa da Rai Sport. Quindi siamo andati anche nella televisione nazionale, anche se non in canale di primaria importanza, però comunque sia sempre su Rai Sport. E quindi di conseguenza la Scala del Castello, oltre che portare reddito, ha anche portato, diciamo, l'immagine della città sulle reti nazionali. E chiedo cosa c'entra tutto con questo i melograni. No, perché siamo a San Polo, dai, si passava di qui, oggi è caldo, e qui si sta bene, siamo all'ombra. Io dico, ma è possibile che questa città si debba sempre far riconoscere per questo autolesionismo completo? Veramente siamo unici. Cosa ha scritto il giorno dopo il giornale più importante d'Arezzo su questo? I disagi che ci hanno stati, no? L'unica problematica della Scala del Castello che è stata riportata il giorno dopo, i disagi al traffico. Un parallelo, credo, con il Giro d'Italia addirittura. Disagi al traffico. Quindi, non ci lamentiamo se non viene il turismo a Arezzo, non ci lamentiamo se la nostra città non decolla, non ci lamentiamo in assoluto, perché siamo sempre i soliti botoli ringhiosi. Ogni qualvolta qualcuno fa, è sempre denigrato, è sempre osteggiato, nonostante che faccia per la città intera. I politici, se non hanno interesse, se ne strafregano e quindi non partecipano, e coloro i quali si danno da fare, che il minimo di soddisfazione che possano avere è un riconoscimento, non hanno neanche quello. Quindi Fabio Sinatti, che è una persona seria, ormai ha una certa età anche lui, professore di scuola, non se la prenda, perché tanto è così in tutte le manifestazioni. Stia tranquillo, porta avanti il suo obiettivo, perché tanto lui lo fa per un certo scopo, un certo interesse e soprattutto per soddisfazione personale. Vada avanti, che sicuramente la storia ne renderà merito, non i politici attuali. Però vabbè, diciamo che non è che questo, tu dici che va messo in relazione questo fatto, queste, diciamo, lamentele, i disagi con l'assenza delle istituzioni. Assolutamente no, hanno l'assenza delle istituzioni è una cosa, e i giornali che scrivono soltanto dei disagi al traffico è un'altra. Cioè, o qualsiasi manifestazione che facciamo ad Arezzo, il lunedì mattina l'unica cosa che riportiamo sui giornali è i disagi al traffico. Non gli interessa altro che i disagi al traffico. Però non è accaduto col Giro d'Italia, lì è stato incensato, stava a vedere. È impossibile. E stava a vedere. E stava a vedere anche se avessero detto qualcosa sul Giro d'Italia. Perché, anche se so che Morino è un po' incavolato, ma insomma. Anche perché, che poi grazie a lui che è venuto. Sì. Ma quello che voglio dire è che tu hai detto giustamente che per diversi giorni tutti questi atleti sono ad Arezzo. Siccome si parla sempre di turismo sportivo, no? Che Arezzo dovrebbe, anche col fatto dello stadio di atletica, adesso tra l'altro ci sarà sempre targata Fabio Sinatti, eccetera, ci sarà
nei campionati di master di atletica adesso a luglio, che saranno lì allo stadio di atletica. Meno male, così non ci saranno disagi al traffico. E si comincia a farci qualcosa in quel il giornale, cosa scriverà la mattina? Non lo so, ma noi, se non c'è l'articolo. Però per dire così, iniziamo a usare anche questo stadio di atletica, che qualcosa dovrà servire, no? Perché era stato realizzato con l'obiettivo di portarci grandi eventi, no? Cosa che fin qui all'inizio c'è, cioè, che ridi. Rido perché ci sono già state problematiche importanti, so, ditta, che ne... ditta che fallita, sì, diciamo, e poi non c'era le cose, non c'era, insomma, mancavano dei requisiti, insomma, comunque sia. Ora c'è questo evento, però eventi comuni della scalata portano quello che si chiama turismo sportivo, no? Bravo, quindi, è importantissimo, anzi direi che è uno su quelli, esatto, su cui devi investire. Quindi non si capisce perché questa non considerazione, diciamola così, mettiamola così. Anche credo nella disponibilità poi degli agenti, perché so che Fabio Sinatti si era lamentato anche forse di come era stata, cioè i disagi, ci sono, quei disagi che ci sono stati sarebbero stati dettati anche da un'assenza, comunque da un'organizzazione che non era stata ottimale anche nella gestione delle chiusure, eccetera, no? Vabbè, comunque ho detto Fabio, ormai che mi sembra che sia ventennale, trentennale, sì, la sua esperienza in questo campo, quindi deve stringere le spalle e andare avanti e magari organizzarsi in modo diverso per far sì che la manifestazione riesca nel meglio modo possibile, così darà l'immagine della città importante, e poi se politici bene, ci sono bene, se non ci sono bene, e se i giornali lo gratificano bene, e se non lo gratificano, li mandi a quel paese, giustamente, come faccio io. Se no, visto che il Giro d'Italia qua che è passato ha avuto successo, facciamola qua la scalata, anche qui c'è da scalare effettivamente per andare a Potici. Cioè, una volta c'era qui, credo, una gara, forse me l'aveva detto. Ma era lì, sono passati. Sì, no, anche di qualcosa di podismo negli anni, so, tanti anni fa. Questo non lo so. Bene. Ho visto che hai fatto un'intervista a Bianconi. Sì, ma quello ne parleremo un'altra sera. Sì, te ne ti voglio stuzzicare. È un po' incavolato. Sì, l'onorevole. Onorevole Maurizio Bianconi. Ah, scusi, onorevole. Lei lo sa di che partito è? Partito di che gruppo è adesso? No. Conservatori e? Riformisti. Riformisti, va bene, per tutte le... Comunque ha detto delle cose, insomma, ha dato delle stoccate, non da niente, ma ne riparleremo. Va bene. Buona serata. Ciao.